oggi proprio il grande cuore di tutta quanta la squadra, no? Avete gettato, diciamo, il cuore dell'ostacolo, diceva Rumignani, e oggi c'è stata proprio una risposta davanti al nuovo allenatore che questa squadra è viva e c'è. Sì, sicuramente oggi abbiamo disputato una gara aggressiva, una gara molto agonisticamente valida e abbiamo meritato di vincere. Di solito quando c'è il cambio di allenatore una scossa viene sempre data e oggi l'abbiamo dimostrato, però non deve essere solo oggi la partita importante per noi. Noi abbiamo 7 partite in casa dove dobbiamo costruire la nostra salvezza e questo deve essere l'arma in più di questa squadra, anche perché oggi il pubblico ci ha dato veramente una grossa mano, quindi speriamo di continuare così e di apprendere di più quelli che sono magari gli insegnamenti del nuovo mister. La svolta della partita, il rigore del 2-1 oppure il gol del vantaggio del Verona? Di solito in passato dopo il 2-1 c'era il tracollo, invece sì. Oggi c'è stata la reazione. Sì, forse il rigore del 2-2 ci ha dato quella cattiveria e quella voglia in più che magari prima non si vedeva nelle altre partite. Oggi, come ripeto, abbiamo preso altri 2 gol su calci piazzati e questo è una cosa che dobbiamo migliorare sicuramente. Però quello che fa ben sperare è la cattiveria, la voglia che è stata messa oggi sul campo e deve essere sempre così. Noi speriamo di continuare così, non sarà facile, ma ce la metteremo tutta. Ma sicuramente in quel frangente un po' di esperienza è venuta fuori, anche se il contatto c'è stato. Il rigore ci sta tutto. Però non penso che solo la mia forbice oggi abbia fatto sì che la squadra potesse raggiungere la vittoria. Una vittoria meritata, sofferta, ma meritata su un campo pesantissimo dove non era facile neanche giocare a calcio.